E questa è Bonnie. E io sono Giorgia. Benvenuti nel nostro canale. Oggi parleremo della toilettatura dei British Shorthair, utilizzando come modelli Bonnie e Matisse. I British Shorthair hanno un magnifico pelo corto, denso e vellutato. La loro pelliccia richiederebbe una cura regolare, perché resti sempre bella morbida e soffice. Io non sono tanto brava in questo, però soprattutto durante la primavera e il periodo della muta cerco di pettinarli piuttosto spesso. Però oggi faremo una toilettatura migliore, soprattutto a Bonnie che ne ha tanto bisogno. Infatti, anche se Bonnie e Matisse sono fratello e sorella della stessa cucciolata, hanno un pelo molto diverso fra di loro. Il pelo di Matisse è compatto e resta ordinato in maniera naturale. Il pelo di Bonnie invece è meno compatto, è più leggero e si forma sempre così in superficie. E lei è quella che non ama essere pettinata, che ne avrebbe più bisogno questa gattina, vero? Spazzola normale, quella che piace un po' a tutti. Spazzola per il sottopelo, balsamo per il pelo più bello. E adesso manca la gattina. Ecco qua, Bonnie. Facciamo una parte perché troppo, cioè fare tutta Bonnie sarebbe bellissimo, a me piacerebbe un sacco, ma a lei no. Quindi vedete queste qua, tutte queste creste ci sono nel pelo di Bonnie. Allora, si comincia tenendo la gattina vicino a voi, prendete la spazzolina da sottopelo e cominciate, come quando ci si fa la tinta, a pezzi dal basso a spazzolare e poi si sale, non le fa male, eh? E che a Bonnie non piace essere spazzolata. Che brava che è la mia gattina. Qua si sente un po' più fatica il pelo. Abbiamo qualche nodino, vero Bonnie? Facciamo piano piano. Brava la mia gattina. Brava Bonnie. Bravissima, no, mia cara, non abbiamo neanche cominciato, amore, neanche cominciato, abbiamo fatto 2 centimetri quadrati. Guarda qui che malmessa che sei, bisogna fare ogni tanto almeno un lato, dai, facciamo, Bonnie. Io lo trovo invece così tanto rilassante farlo, mi piace tantissimo. Qui dobbiamo un po' districare. Comincia a stufarsi. Guarda, guarda che bella che stai già diventando e non abbiamo neanche fatto chissà cosa. Vero? Guarda. Guardate quanto pelo per aver fatto questo pezzettino qui, cioè pensate a farla tutta e che dovrei addormentarla per riuscire a far tutta Bonnie. Oh, facciamo ancora un pezzettino e poi basta perché volevo finire. Vedete che qua già cominciano a non vedersi più le creste e che ne viene via ancora tantissimo di pelo. Abbiamo fatto solo questo pezzetto, non avete idea del pelo, dopo ve lo mostro perché non posso spostarmi, però guardate, per aver fatto solo quel pezzettino lì. No, si è proprio stufata. Ok, allora finiamo con la spazzola normale e dopo prendiamo su con l'aspirapolvere. Però questo è il metodo più o meno per fare una bella toilettatura. Mettiamo un po' di balsamo. Brava la mia gattina,
l'altra non, però mi piace, sei stata zitta col balsamo. Potrei fare anche un pochino Matisse. Ok, guardate. Gattino numero 2. Matisse ha già meno problemi, a lui basterebbe la spazzolatura normale. Ma facciamo giusto un pochino con questa anche per Matisse, che ha un pelo già più compatto e ordinato di suo, di tuo. Però vedete che anche lui non è che scorre proprio facile facile la spazzolina. Questa spazzolina piace a tutti. Mettiamo un po' di balsamo. Arriva meglio di tenerlo per di qua il gatto. Mettiamo un po' di balsamo. Ecco. Lo distribuiamo bene su tutto il pelo. Questa diciamo che non è proprio una toilettatura super professionale, un po' casalinga. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo a casa. Ecco, a posto. A posto. Potete andare in terrazza che arriva il sole, così. Sì, si vede tantissimo destra e sinistra, Bonnie. Vai. Esci. Esci anche tu, Matisse. Un po' per volta, a pezzetti, sistemerò tutta Bonnie. Bene. E voi come fate? Avete delle spazzoline preferite? Usate dei metodi particolari? Raccontatemelo qui sotto. Vi auguro una buona settimana a voi e ai vostri gattini, cagnolini, eccetera. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Un meritato riposo per tutti i gattini. Sei in mezzo a un campo di fiori tu. Appena cambiate le lenzuola, sono state inaugurate da Matisse.